contro ignoti a tutela dell'immagine del sindacato. La ringrazio. Onorevole Morrea, facoltà di replicare per 2 minuti. Sì, signor Ministro, io la ringrazio per la risposta, tuttavia non ho motivo di dubitare che i massimi dirigenti di quel sindacato, il sindacato stesso, probabilmente non adottino questo tipo di linee. Un atteggiamento questo però che non è soltanto riconducibile all'episodio che ha spinto il sottoscritto poi ad essere qui a interrogarla oggi, ma è un episodio che dura, sono episodi che durano ormai da anni, c'è questo atteggiamento che è perpetrato. Io credo che a tutela proprio dei cittadini, perché poi i presidenti dei circoli sono cittadini privati e gli stessi circoli sono privati, dovrebbe essere in qualche modo attivata una procedura che impedisce, ma soprattutto punisce in maniera seria chi continua a utilizzare anche impropriamente il nome magari di un sindacato che onorevolmente svolge il suo servizio, non ho dubbi su questo, macchiandone anche l'immagine dello stesso sindacato e di un corpo come quello della polizia che invece ha tutt'altro bisogno che di essere ricondotto a questi atteggiamenti per il nobile ruolo che svolge nel territorio. La ringrazio. La ringrazio. Passiamo all'interrogazione 3716, onorevoli Cosce ed altri, sulle iniziative volte a contemperare il diritto alla fruizione del patrimonio culturale con i diritti dei lavoratori del settore e il sollecito pagamento delle relative spettanze. Onorevole Coscia, per 1 minuto, prego. Grazie Presidente. Signor Ministro, come lei sa perfettamente, il 18 scorso il Colosseo e altri importanti siti archeologici romani come Ostia Antica sono rimasti chiusi per 3 ore la mattina, determinando per questo motivo un notevole disagio a migliaia di turisti e anche provocando un danno d'immagine al nostro Paese. Ciò è accaduto perché è stata convocata un'assemblea dei lavoratori. Purtroppo questo non è un primo episodio, cioè è già accaduto in altre occasioni, come agli scavi di Pompei, alla Valle dei Templi e in altri momenti. Quindi noi condividiamo la scelta del governo di fare un decreto legge che riconduce i beni culturali, in modo particolare i musei, a prestazioni pubbliche.